effettivamente qualcuno che ha fatto la fuori devo regolare. Qui ho fatto calare giù l'acqua e la corrente, praticamente poi quando mi sono fregato gli scarichi sono di qua, faccio, visto che filtri che c'ho, per formarli, ora non mi decidere. Questi li ho fatti con i barattoli della Tropical da 1,2 litri, quelli grossi. Praticamente dentro c'è sto barattolo, no, c'è sto barattolo, poi c'è un altro tubo. L'acqua entra da qui, sì. Va su, sì. Poi c'è un tubo trasparente che parte da sopra, proprio da sopra, e viene giù, perciò l'acqua entra dentro, aspetta, entra da lì, va su, scende. Passa dal tubo e vedi quel tubo grigio sta dentro quest'altro tubo, perciò c'è un passaggio forzato e riempiti solamente con la lava, questa, sì, sì. Pietra di lavica e basta. E questi filtri qua stanno in funzione da aprile e non ho mai stappato uno, mai pulito uno. Il tutto va con quel compressore che ti ho detto. Ailea. Ce l'ho due. Così faccio la regola. Io vuoi fare la foto? Questo? Ah sì sì sì, l'ho visto. E te fa. Che sta scritto, consuma 60 litri al minuto, consuma 32 watt. Però io con 32 watt, cioè consiglio, qui poi c'è due filtri a basca, 2, 4, 6, sono 12 filtri. Se fai volendo puoi fare altre vasche. Sì, sì, sì. Io ho usato solo 12 uscite. Ma gira. Questi l'ho fatti con fuori onda, so che ho fatto per impianto LED. Bello, guarda. Impianto LED, allora 5 metri di queste strip LED lo pagate 22 euro. Ecco. Consuma 5 metri, 24 watt. Però ci ho fatto un 13. Questa scaffalatura che già avevo io, perciò queste vecchie, sì. Verniciate, era così. L'ho rivestite, ci ho messo il polistirolo anche interno. Sì, perché qui è tutto così di polistirolo. E qua dentro bel lavoro. Non è riscaldato. Siamo a temperatura, non fa freddo. Questo l'ho rivestito con il coso, poi sono di questa plastica lavante. Così brillante, perciò tutta roba che c'è. Con l'umidità non ce l'hai proprio. No. Però hai fatto un bel lavoro. Infatti non si sente. Non si sente. No, ma sai che anche quello lì aspira. Poi comunque l'umidità non la senti perché è tutto coperto. Sì, sì. Se fai le vasche senza cosportelli è ovvio che ti riempi l'umidità. Io non ho umidità perché è anche coperto. Ma l'ambiente è anche abbastanza asciutto. E niente. Guarda, la mia infanzia piena di coppie. Queste ne erano due coppie che stavano qua da sopra, l'ho portata in lì. Poi il mese scorso l'ho messi di qua.